Consigliere Parolo, lei ha le lettere di dimissioni in mano, anche il gruppo della Lega ha deciso di dimettersi. Questa giornata si è conclusa con l'approvazione però della legge elettorale. E intanto, se la legislatura è finita, ricordiamolo, è perché è stato il gruppo della Lega a decidere che questa legislatura dovesse ultimarsi in anticipo rispetto alla scadenza naturale per i noti fatti che tutti conosciamo. Oggi è una giornata importante perché è stata approvata una legge elettorale che io penso i cittadini vogliano. È stato fissato che in modo inequivocabile che il numero massimo di consiglieri di Regione Lombardia doveva essere di 80, la legge previgente permetteva anche di andare oltre. Con questo numero siamo assolutamente in linea anche col recente decreto del governo sui costi della politica. Abbiamo eliminato il famigerato listino che ha generato tanti guai anche in questa legislatura che sono noti ed inutile ripetere. Abbiamo consentito che tutte le province lombarde esistenti al 1 gennaio 2012, quindi tutti i territori, possano avere almeno un rappresentante eletto in consiglio. Prima così non era e questo è, diciamo, una grande conquista anche perché lo statuto di Regione Lombardia lo prevede. E io penso che dobbiamo essere orgogliosi anche di quest'ultima giornata di lavoro. Sì, ci siamo dimessi portando a compimento quello che 15 giorni fa avevamo detto, ossia che non potevamo stare in un'aula consigliare inquinata e contaminata dai voti della mafia. La parola torna ora ai cittadini. Noi abbiamo sottolineato anche in occasione della nuova legge elettorale che abbiamo votato oggi come il nostro senso di responsabilità, essendo noi in maggioranza, sia stato determinante per la fine di un'epoca, la fine dell'era di Formigoni. È ovvio che adesso l'auspicio è quello in campagna elettorale di aver riconosciuto questo merito dai lombardi, per cui continuiamo a lavorare.